Amici di Ucampus, buonasera e benvenuti dal Palacus per la diretta della finalissima del torneo intercollegiale di basket maschile. Un saluto da Simone Lo Giudice e Marco Mezzadra, buonasera. E allora, siamo pronti per insomma raccontarvi quella che è la finale di questo torneo. Lo faremo insieme a Marco Mezzadra, che è un ex collegiale del Praccaro, sì. Ex collegiale e voglio dire, tu di finali ne hai giocate? Ne ho giocata qualcuna ormai 3 anni fa, purtroppo, perché è sempre una bellissima atmosfera, molto calda. Si percepisce. Fraccaro, che peraltro ha vinto questo torneo per direi diversi anni. Abbiamo avuto delle buone annate con ottimi giocatori sicuramente. Adesso però siamo un po' più in difficoltà. Intanto il match è già partito. Per il Don Bosco c'è l'occasione di bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Meritatamente direi. Contro il Cardano. Sì, contro il Cardano, ha giocato una gran partita. Si sa che squadra molto cambiata, anche se ha al suo interno qualche elemento che è rimasto di continuità, tipo il numero 17, Carlo Alberto Guida, che prende la palla adesso, tra l'altro sbaglia l'errore rimbalzo del 7 Don Bosco. Quelli che del Don Bosco sono subito partiti. Sì, hanno tutto per poter ribissare, ma si sa che un conto è vincere e un conto è riconfermarsi, per cui stasera forse un po' di pressione la sentiranno, un po' di più rispetto al Golgi. E comunque arriva a questa finale dopo aver disputato un grande torneo. Eccolo qua. Arriva subito il vantaggio per i biancoverdi. Mofardin. Squadra che è piena zeppa di studenti stranieri. Sì, è un po' una tradizione del Golgi, sempre molto multietnica come squadra. C'è il tentativo per Marco Rissone, ma il pallone non entra nel canestro, il Golgi prova a ripartire. Il Golgi si appoggia solo a Monfardin, rimbalzo, entrata, adesso torna a difendere su Guida, a chiudere il contropiede Don Bosco e si riparte. Palleggia arriva che è il capitano, se non sbaglio, Rissone da 3, buona mano, però non c'è. Peraltro abbiamo avuto il piacere di ospitarlo oggi nella diretta, insomma, di un Unipri Sporting Club, oggi in questo lunedì 10 marzo. Insieme a lui abbiamo parlato un po' di quelle che sono le aspettative. Bellissima sta giocata per i giallo-verdi in vista di questa finale. Al momento il Golgi è sopra di 2. Sì, ultima azione interessante con Vazzana, il numero 15. Buon giocatore, arresto e tiro, vede il gioco, una discreta esperienza cestistica al di fuori del collegio, anche se è il secondo anno d'università. Ha imbucato bene Monfardin, che però non è riuscito a concludere, però si è guadagnato il fallo e i 2 tiri liberi. Monfardin, che è uno dei giocatori più talentuosi di questa, sì, di questa squadra, peraltro, se non sbaglio, ha anche giocato comunque, almeno l'anno scorso giocava per il Koper in seconda divisione slovena, quindi insomma è uno che ha iniziato anche a giocare presto, a 10 anni, è un giocatore. Sì, fisicamente è devastante per questo campionato, però non basta averne uno, sarà una partita molto tirata da questo punto di vista, perché secondo me l'individualità migliore è lui all'interno delle 2 squadre. Però vedo un Don Bosco molto più squadra e molto più organizzato, per cui sarà interessante capire fino a che punto prevarrà l'individualità del singolo contro l'organizzazione di gioco degli altri. Intanto c'è una azione offensiva del Don Bosco che però termina attacco e dunque si riparte, possesso per quelli del Golgi. Allora intanto col 15 cerca l'anticipo Rissone, palleggia Vazzana, l'idea sembra quella di passare la metà campo e dar la palla a Mofardin. Mi ricorda un po' da vicino lo schema che abbiamo visto nella finalina del terzo quarto posto col Cardano, che dava palla a Idris, a cercare insomma sempre un po' l'individualità. Intanto punto interessante, arriva a rimbalzo Rissone che prende il fallo e segna. Bel giocatore Rissone, ha già sicuramente contribuito alla causa dei suoi, il numero 12, come dici tu, 2 punti e tiro. Gioco potenziale da 3 punti adesso si realizza.
Don Bosco ricuce lo strappo, anzi va sopra. Bello, bello questo tiro, e il numero 12, peraltro studente di medicina, Marco Rissone, porta davanti i suoi. 3-2 Don Bosco. Fardin chiude un po' in angolo, viene difeso bene, Però si nota raddoppiato. Bel raddoppio, però si nota la padronanza di Mofardin, sa trattare bene il pallone. Situazione un po' particolare dal punto di vista dei contatti, non si è ben capito che cosa è successo lì sotto, però gli arbitri non hanno fischiato, hanno giudicato l'intervento regolare. Ricordiamo peraltro il primo arbitro, che è Stefano Sacchi, il secondo Roberto Rusconi. Non riescono a fare la rimessa al Don Bosco, la pressione difensiva del Golgi è alta, sempre in anticipo sulle linee di passaggio. Peraltro questa sarà l'ultima volta partita ritardo, però l'ultima partita per Stefano Riva, che è il 10, che in questo momento ha il pallone. E concretizza anche. Riva concretizza e insomma darà sicuramente tutto in quella che molto probabilmente sarà per lui l'ultima partita in questo torneo in maglia giallo-verde dopo ben 5 anni di militanza. Mazzana, bella giocata però questa, Ci sta. Lui, ho visto un paio di partite quest'anno, ha un buon tiro con piazzato, piedi a terra, una buona arresto e tiro, una buona meccanica. Sicuramente un giocatore importante in un contesto come quello dell'intercollegiale, dice la sua. 5-4 per il Don Bosco, con Riva che ha il possesso, cerca il numero 17. Fallo chiamato Carlo a Mofardin. Alberto Guida, che peraltro è una matricola, anche lui è stato ospitato nei mesi scorsi nei nostri studi, ha parlato un po' di quella che è l'esperienza del basket intercollegiale per lui, che comunque già milita in Liguria in una squadra, se non sbaglio, di serie. Lui, se non sbaglio, gioca in C2 o in D in Liguria. L'anno scorso faceva la Dico a Pavia. Molto alto, insomma. Sì, lungo. 93. Classe 93, centimetri in abbondanza. Mofardin scarica per il 15. Sì, che si è chiuso un po' in angolo, però riesce ad andare e concludere. Sì, bella giocata del Golgi con Vazzana, Carmelo Vazzana. 4 punti per lui dei 6 totali. Attenzione, arriva che è un discreto tiratore. Ancora il pallone per Rissone, che fino adesso questa è uno situazione dei più produttivi, con un blocco sulla palla portato male da tre Rissone, rimbalzo, c'è Mofardin che prende il rimbalzo, che prepotenza, e parte ora, però viene raddoppiato dall'aiuto dell'altro uomo. Si sono piazzati bene quelli del Don Bosco, visto? E no? Hanno recuperato posizioni rapidamente. È chiaro che lui è la minaccia principale, perché è pericoloso sotto canestro, è forte in difesa, è rapido, avrà particolare attenzione da parte di tutta la difesa del Don Bosco. Mofardin ha cercato il tiro dalla distanza, ma la sfera è di nuovo un po' forzato quest'ultimo tiro. Sì. Per i giallo-verdi col 6 Mattia Macchi. Anche questa entrata, fallo, attenzione, fischiato arriva, spinge, time out panchina Don Bosco, più che altro per far rifiatare probabilmente. Ci sarà un time out per tirare un po' il fiato. Sei pari, come li hai visti dopo questi primi insomma minuti di gioco? Sicuramente squadre molto contratte, non è facile giocare davanti a, secondo me, 200 persone ci sono tutte. C'è una stasera grande cornice di pubblico, ci vuole un attimo per entrare nel clima, per cominciare a sentire proprio il campo. Peraltro con il Golgi che diciamo è alla seconda finale nella sua storia, quindi è comunque un grande appuntamento. La prima risale al 2011, persa 38-35 col Fraccaro, e lì Marco, sì, è stata anche la mia ultima finale, è quella. Stata anche la tua ultima finale, quindi te la ricordi diciamo sicuramente bene.
l'attuale allenatore del Golgi, allora giocava ed era molto forte Shady Francis che ci fece un discreto mazzo, ricordo. Adesso appunto guida dalla panchina il collegio per il quale ha militato. Il Golgi cerca un possesso offensivo. Cercano Monfardi che viene triplicato. Qui si è girato bene. Molto bene, ha subito anche fallo. Vediamo chi l'ha dato il fallo, al numero 6. 6 Don Bosco. Macchi. E quindi Monfardina va a conquistarsi i tiri liberi. Sicuramente cardine e punto di riferimento per la squadra bianco-verde. Mette il primo. Anche il secondo. E allora c'è il Golgi che va sopra di 2. Il Don Bosco imposta immediatamente. Imposta immediatamente l'azione. Palla data in posta. Situazione in cui un giocatore più grande marca uno più piccolo. Ha preso il vantaggio, ha attaccato il canestro, però non ha concretizzato. Contropiede ben rintuzzato però dal Don Bosco, con situazione limite. Si ricomincia. Forzata, Monfardin voleva la palla che non gli è arrivata. È arrivato un tiro di Vazzana che si è fermato sul ferro. Bella questa giocata di Rissone. Di Rissone, sì. Giocatore di presenza fisica, però direi che ha anche un ottimo possesso del pallone. Buona mano anche, sì. Molto efficace. Dunque ci saranno. No, rimessa da fondo. Perché a fondo non è libero. Non era in azione di una situazione in cui stava tirando, per cui se non stai tirando subisci fallo, tanto se ne arriva. Bello, bella la soluzione di Carlo Alberto Guida, che fa sì che Guida, il Bosco vada 8 pari il Golgi. Da sotto Monfardine tenuto bene a bada da Macchi, fanno la palla gli è arrivata stavolta e lo raddoppiano. Passi, ci stava? Sì. Abbastanza. Ha staccato il piede di Perno mentre si stava muovendo. Sempre difficile arbitrare un intercollegiale, me ne rendo conto, oltre che per per il clima. Anche la famigerata regola dei 24 secondi. Beh, qua insomma, esiste un po', per modo di dire. Andiamo un po' così, a senso, ma voglio dire, si va. No, soprattutto devono trovare un metro di giudizio non facile, perché questo è un torneo in cui sono mischiati giocatori che hanno avuto esperienza cestistica, quindi sanno le regole, sanno muoversi. Con altri che invece. Proprio per lo spirito dell'intercollegiale sono la prima esperienza. E se gli arbitri fossero molto fiscali e fischiassero qualunque cosa, probabilmente il numero di falli sarebbe esorbitante, le partite finirebbero senza giocatori. Stesso dicasi per le infrazioni. Intanto c'è un nuovo possesso per Rissone. Bravi. Bellissima. Gran bel contropiede. Giocata. Che giocata questa. Guida. Ancora una volta Guida su assist di Stefano Ciccione, il 16 del Don Bosco. Gran bel contropiede chiuso molto bene, attenzione perché l'intensità è aumentata adesso. Grande intensità. Altro 2 contro 1, prende fallo, antisportivo. Sembra, attenzione un attimo. Time out chiamato al Golgi. Diciamo che in precedenza Carlo Alberto Guida ci ha tenuto a fare la schiacciata della finale un po', dai, perché comunque è andato su a canestro. Finora di schiacciate in queste 2 partite non ne avevamo ancora viste di rilievo. La prima è la sua per quella che è la finalissima. Don Bosco Golgi, al momento il collegio Don Bosco è sopra 2 punti. Di 2 punti, quindi comunque siamo in un punteggio ancora tirato. Peraltro si sono già affrontate nel girone, perché giocavano entrambe nel girone A, quello di qualificazione. Sì, risultato. In quell'occasione un 27-29 per il Golgi. Per il Golgi, tra l'altro. Quindi il Golgi che è arrivato
imbattuta questa partita. Poi il Don Bosco per arrivare fin qui, insomma, ha dovuto fare una gran fatica e ha anche superato peraltro lo spareggio tra le due migliori seconde proprio contro il Fraccaro. Sì. Quindi fallo antisportivo. Perché fallo antisportivo? Situazione chiara in cui l'uomo sta andando a canestro. Il fallo viene portato non cercando la palla ma cercando il braccio, quindi viene considerato antisportivo e viene sanzionato con due tiri liberi e possesso per la squadra che ha subito il fallo, in questo caso il Don Bosco. Quindi è un gioco che vale due liberi conquistati e realizzati e un ulteriore possesso. Esatto. Don Bosco che può scavare un primo break adesso. Golgi che lo vedo un po' sulle gambe, ha chiamato time out infatti il coach. Monfardini la conquista e prova a lanciare molto bella immediatamente questa. I suoi. Un'apertura molto molto bella. Bella per Vazzana. Però si è fatto trovare pronto il Don Bosco ed è rientrato rapidamente. Blocco sulla palla, Vazzana, Monfardini, fallo. Ci stava. Fischio giusto direi. Il fallo ci stava e dunque... Dal mio punto di vista, poi magari dal punto di vista di un tifoso del Don Bosco un po' meno, però... Beh, chiaramente direi, però sono in vantaggio di 4. Possono concedersi forse qualcosa, intanto c'è una... Situazione... particolare lì. Situazione strana e però ancora una volta si è comportato molto bene il 12 del Don Bosco. Molto bravo a gettare la sfera sui piedi dell'avversario e guadagnare la rimessa. Quando ti chiudi molto sulla linea il rischio di pestarla, finire fuori, commettere un fallo perché l'avversario ti tiene e tu non riesci a muoverti è sempre molto alto. È stato bravo, poi non si è concretizzato il canestro. Che palla! Un filtrante per Gaddar. Mette anche una stoppata. Sì. Guida. Era per Gaddar e dunque rimessa gestita in maniera scellerata. Molto scellerata. C'è un po' di nervosismo in campo adesso per il gol. C'è un momento... È un po' così, sai, erano partiti anche bene. Sì, un momento in cui il Don Bosco deve approfittarne da una parte e dal punto di vista del gol ci devono reggere adesso. Qua un fallo non fischiato. Anche secondo me ci stava tutto. Vazzana cerca però l'azione offensiva e si riparte subito. Lasciano molto correre gli arbitri da entrambi i lati del campo. Guida scarica per Riva, Riva molto cerca bello. Il tiro da due ed entra. Lui l'arresto e tiro ce l'ha, mi ricordo anche quando ci si giocava contro. Era molto pericoloso, conto. Sì sì. Risposta parte. Però. Che gran bella risposta del numero 7 ed è Carmine Scialpi. Scialpi. Una tripla che... A togliersi la soddisfazione è la tripla che porta di nuovo sotto... Sono lì, con questa tripla Golgi dà un messaggio, c'è, non vuole mollare. Attenzione, mamma mia, di sotto succede qualunque cosa. Partita dura, sì, sì. Con Scialpi che riconquista il pallone, prova a liberarsi, ce la fa, lo dà al numero 4. Riescono a uscire. Situazione complicata che il Golgi è riuscito a risolverla. Tutto sommato abbastanza bene, ha rischiato anche di concludere a canestro. Peraltro nel gol ci giocano due fratelli, uno dei quali era il numero 4. Attenzione! In possesso palle in precedenza, cioè Bilal Kehab, e l'altro è il numero 5 Ali Kehab. Kehab, che per il momento credo sia in panchina. Tentativo di tripla che poteva dare palla molto bella, bellissima questa giocata. Io direi che l'asse Rissone Guida è uno dei più vantaggiosi, vero? Sta funzionando e anche bene, anche perché sono entrambi per il torneo intercollegiale, la loro taglia fisica è tutt'altro che modesta e sanno lavorare bene in coppia. Intanto il Golgi si riporta a meno 3. Vazzana che tiene sta il Golgi. Disputando un buon... Buon match. Gaddar. Il difensivo di Gaddar, palla che si chiude in angolo. Ancora arriva. Attenzione che possesso. Piede. Qui, piede. Sì. Cambio intanto dalla panchina Don Bosco. Chi entra? Abbiamo cambi per il Don Bosco.
Zonni, Gianluigi Zonni. Chiamato un time out anche. Time out, siamo al, insomma, quando mancano 4 minuti e 28 secondi alla fine della prima frazione di gioco, 16 i punti per il Don Bosco, 13 per il Golgi. E insomma è un testa a testa. È abbastanza interessante da tutti i punti di vista. Combattuto il match, direi, come abbiamo già detto, Missori, Rissone guida una degli schemi più riusciti per il Don Bosco. Per il Golgi, come hai visto fino adesso Moffardin? Lo vedo sicuramente, sta soffrendo molto la marcatura asfissiante che gli hanno preparato, ma doveva aspettarselo. Deve, per cercare di fare qualcosa di più, deve stare più tranquillo e non innervosirsi. Conoscendolo personalmente so che farà abbastanza fatica. Però la risposta a livello globale della squadra è buona. Vazzana ha segnato gli ultimi due punti, la tripla prima di Scialpi. Golgi va a tratti, sicuramente ha un po' meno talento, però non vuole mollare. Golgi non molla, adesso col 7 in avanti, ancora Gadar cerca lo scambio. Palla mossa bene, Vazzana. Non hanno cercato un tiro forzato, cercano. Vedete Vazzana. Che. Vazzana sicuramente dal punto di vista tecnico. Fuori. Stanno cercando in tutti i modi di dare la palla a Moffardin. Asse Vazzana Moffardin, che però fatica a funzionare perché Moffardin fatica a ricevere la palla sotto canestro, cosa che invece il Don Bosco riesce a fare bene. Ce a tutte le azioni. Ce la fai magari anche i centimetri. Questo è un grosso vantaggio se hai anche i centimetri. Aiutano, c'è la gioia del numero 15, Filippo 16. Del 16, Stefano Ciccione. Che ha ancora una volta reso utile per la sua causa. Palla sporca, deve essere lavorata un'altra volta e si inventa qualcosa. Una gran bella giocata. Questa sarebbe stato un gran canestro. Sì, decisamente. Attenzione, proprio su Riva, palla che viene mossa bene anche. Bella questa circolazione. Bravo, e Carlo Guida. Alberto Guida. Guida trova una gran soluzione. 20 a 13. Primo strappo del match, dice. Più 7. È un momento delicato adesso perché questo possesso non decisivo, però importante, perché se gli consegna una palla in mano per un potenziale più 9 Don Bosco, diventa poi tutto più difficile. È bravo a cercarsi il fallo. Bravo Moffardin, lo sloveno, che appunto si conquista i suoi due tiri liberi. Si conquista i liberi. E quindi l'occasione per il Golgi, allenato da Shidi Francis, per tornare sotto al Don Bosco nel punteggio. Il primo entra. Moffardin, finora 5 punti, questo 6. Utile ai suoi, e dunque siamo. Sono ancora lì, non mollano. Recuperano anche una palla molto importante. Bello questo filtrante di Moffardin. Ahi, un po' lunga però, Sì. Un po' lunga per il 7. Però l'idea era buona, ci stava. Ci stava, però Carmine Scialpi in questa occasione non ce l'ha fatta a tenere il pallone. Peraltro Carmine Scialpi che sostituisce Nils Thiem, che è uno dei giocatori, insomma, uno di quelli che si è distinto maggiormente durante in questo l'anno. Torneo, durante l'anno. Però oggi appunto è assente. La palla va sempre sotto e questo è un problema per il Golgi, perché non c'è niente da fare, riescono a farla arrivare sempre in post basso e poi da lì viene mossa in maniera anche abbastanza rapida e trovano sempre una buona soluzione per un buon tiro, cosa che il Golgi fa molta più fatica. Grande scarico di Moffardini in azione. Questo è un gran canestro. Bellissimo. Questo è un gran canestro. Vazzana, Carmelo Vazzana, ancora una volta utile per i suoi 20 a 17 Don Bosco. Don Bosco più 3, Golgi sta lì. Ancora la palla, palla per Guida. Sotto, Guida. Guida sta facendo un gran lavoro sotto canestro. Qua si è un po' intestardito, però anche perché non è facile saltarlo Moffardin, fisicamente sono della stessa taglia direi.
Bazzana, passi. Passi, ci stava. Sì. E allora? Minuto chiesto dal Don Bosco, vuole ragionarci su perché... Minuto chiesto dal Don Bosco, quindi dal signor Davide... Da 40. 40, che gestisce, insomma, allena da... 2 anni questa squadra insieme a Davide Amendolaggine, questo è un cognome di quelli che impegnano. E dunque abbiamo il time out, siamo 20-17 e direi che insomma la partita è combattuta, difficile. Io vedo un po' più il Don Bosco. Sì, ecco. In questo momento sì, anche se... Ti sono sincero. Golgi anche... è sempre lì, eh. C'è stato prima un tentativo di allungo Don Bosco che Golgi ha saputo rintuzzare. E che noto che comunque il Don Bosco riesce a portare il pallone quasi fin sotto canestro. Non sempre. Sì, c'è questa situazione in cui... Ce la fa. Il numero 16, Don Bosco, Ciccione... È marcato dall'uno Gaddar. Karam Gaddar. La taglia fisica è a favore di Ciccione. È a favore di Ciccione, la palla sotto ci arriva e poi da lì la palla viene mossa e si creano sempre dei buoni tiri, se non è una conclusione per Ciccione. E allora ci sarà adesso una rimessa per il Don Bosco. Col numero 9 Gianluigi Zonni, ma c'è subito. Questo non si può fare. No, la palla fuori neanche. La schiaffeggiata. Sì, l'ha chiamata fuori l'arbitro alla fine. Sembrava un mezzo pugno, mezzo schiaffo. Sì, non si capiva. Era una via di mezzo. Pressione molto forte in difesa, attenzione, eh. Non vogliono far ricevere. Arriva ancora una volta Ciccione, vero che punto fa di riferimento. Grandissimo lavoro. Sì, 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 sta. Grazie a loro, a lui il Don Bosco riesce a mettere la palla sotto e da lì poi la palla viene mossa bene. È un punto di riferimento importante. Adesso Vazzana, Mofardin, ancora la palla a Mofardin che prova a attaccare sulla linea di fondo. Non l'ha trovato e viene fischiata un'infrazione. Sì, sì, è per l'appunto, ha pestato la linea di fondo col piede. 50 secondi sul cronometro, quindi ci sarà uno degli ultimi possessi della prima frazione di gioco in questa finale tra Don Bosco e Golgi. Palla che viene ribaltata, taglio, visto molto bene, bello. Canestro più fallo. Questa è una grande giocata. Molto, molto bella. Grande giocata, l'asse è quello tra Riva. Riva Macchi. Macchi sotto canestro, non sbaglia, gran taglio del sì, numero 6. Quella situazione è stata... C'è stato un bel passaggio sicuramente di Riva per Macchi, buon blocco dell'uomo Don Bosco lungo, il difensore del Golgi è rimasto fermato dal blocco portato, c'è stato questo momento di vantaggio concretizzato prontamente da Macchi, più errore della difesa forse, però bravo anche il Don Bosco sicuramente Macchi a concretizzare il vantaggio. Mette dentro anche il libero e quindi siamo 23-17, più 6 quando ci avviciniamo alla chiusura della prima frazione. Vazzana. 30 secondi, ci sono poche. Due azioni. Non possono arrivare a morire con la palla in mano, devono concludere. Vediamo se ci prova Kehab. Attenzione. Ancora Vazzana. Dovrà cominciare a contare l'arbitro. L'arbitro infatti comincia a contare. Vazzana cerca il tiro da 3. Mamma prova! Giocata insperata. Vazzana sta facendo cose turche, mi voglia di dire. Riva stoppato. E qui Guida aveva provato 19-23 a riportare i suoi ancora un po' più in là rispetto al Golgi, ma la prima frazione di gioco si conclude col vantaggio appunto per il Don Bosco, 23-19. Marco, come l'hai vista nel secondo tempo, che cosa ti aspetti? Ma Don Bosco sta giocando meglio e più in maniera più intelligente, direi. Cioè c'è sempre questo vantaggio che ha in attacco di riuscire a dare la palla sotto, perché c'è un giocatore che sfrutta la sua taglia fisica per ricevere palla vicino al canestro. L'ho ripetuto più volte, ma è la chiave della partita in questo momento. La palla arriva lì e poi da lì si produce il buon tiro. Golgi deve provare a metterci una pezza a questo, ma mi rendo conto che non è facile perché
staccarsi da lui vuol dire lasciare spazio a Guida, che fin qua parla al tabellino, ha segnato. Beh, qui è uno dei più propositivi. 4, 6, ne 9, ha messi dentro tanti. 10 punti. Insomma, per il momento sicuramente uno dei migliori in campo, direi, certo. Insieme anche a, l'abbiamo già detto in precedenza, a Rissone, Rissone. Anche perché un paio di buoni punti segnati da Riva sono arrivati su assist di Rissone. Don Bosco che ha tutto probabilmente per chiudere la partita, però fa fatica, perché quando arrivi a un certo momento che riesce a raccogliere un piccolo vantaggio, passare dal piccolo vantaggio a grande vantaggio è più difficile che non andare su di uno o due punti. Certo, perché poi lo devi arrivare a gestire e incrementare. Però quindi devi. Golgi sicuramente sta rimanendo attaccato con l'unghia e con i denti a questa partita. L'unica cosa che si può dire in questo momento è questa: se li portano fino in fondo a giocarsela punto a punto alla fine con 1-2 di vantaggio, può succedere di tutto. Il Don Bosco deve stare attento a questa cosa. Siamo all'intervallo. Una partita equilibratissima, come la state vivendo in tribuna? È molto dura, anche perché sappiamo che hanno le carte in tavola per vincere loro, quindi noi diamo tutto sia sugli spalti che in campo e speriamo di riuscire a fare il nostro meglio. Siete molto vicini alla squadra, ma lo scopriremo se è servito a fine partita. Noi comunque siamo contenti se anche a fine partita non dovessimo vincere, ma riusciamo a mostrare uno spettacolo, a supportare fino alla fine i nostri ragazzi come stiamo facendo e come abbiamo fatto fino adesso. Nel trofeo dei collegi è proprio questo quello che conta. Esatto. Ciao. Ciao, grazie. Però tutto sommato, rispetto alla finale terzo quarto posto che vedeva sempre un po' il Cardano davanti, poi il Borromeo a tallonare, qui il Golgi, come ben dici tu, deve inventare qualcosa lì davanti, perché io credo che Vazzana, Mofardin ha lavorato anche molto nella conquista di falli, ecco, più che altro possiamo dire. Sì, possiamo dire questo. Mofardin è difeso molto bene dal Don Bosco, che raddoppia, triplica su di lui, proprio si disinteressano di almeno altri due giocatori in certe circostanze e lo mettono in difficoltà, lo stanno innervosendo e chiaramente se innervosisci il giocatore di maggior talento della tua squadra avversaria è un altro vantaggio che hai. C'è più difficoltà a muovere la palla, a cercare la conclusione giusta. E detto questo, Vazzana sta letteralmente tenendo agganciata la sua squadra con una voglia pazzesca, perché ha messo dentro 11 dei 19 punti, ha segnato due triple abbastanza importanti, direi. L'ultima. Sì, che tengono i suoi praticamente, sì. Lì nel punteggio. Sì. Dall'altra parte, l'hai già detto tu in precedenza, ma lo possiamo anche rinnovare come concetto, cioè che Ciccione fa un grandissimo lavoro. Sì. Come ruolo lavora come. Gioca da lungo, gioca sotto canestro. Ce l'hai da lungo sotto canestro, quindi. È un punto di riferimento. Tra l'altro è entrato al posto di Rissone, giusto se non sbaglio, che aveva fatto fin lì un fuoco e fiamme. Sì, sì. E quindi dalla panchina è stato un contributo importante, magari non tanto in termini di punti, però è stato molto molto utile. Due punti, ma tanto lavoro importante. Intanto siamo pronti a ripartire con Don Bosco, che potrà gestire il primo possesso di questo secondo tempo. Possesso alternato, primo Golgi, ora Don Bosco. Questa finale appunto del torneo intercollegiale di basket 2014 tra Don Bosco e Golgi. Una situazione su una zona adesso sembrerebbe, anche se è uscito ad aiutare, tripla, la punita signori. Subito, mamma mia, grandissimo. Che tripla di Marco Rissone. Ancora una volta il 12, utile per i suoi, più 7 per il collegio giallo-verde. Golgi risponde cercando di mettere una pezza alla difesa con la zona. Beh, qui Mofardino è sfortunato. Ha fatto anche però passi, fatto tra fallo, l'altro, infrazione di passi fischiata Mofardin. È sempre un movimento strano quello, quando raccogli la palla e ti giri, più delle volte fischiano passi. Zona 2-3, che vuol dire due uomini davanti a coprire la zona, l'area del tiro libero, che devono anche uscire, adeguarsi fuori dall'area dei tre punti,
e 3 vicino al canestro. Qua il fallo è giusto. 2 contro 1. Ci stava, qui fallo commesso da Ciccione, sì, su Mofardin. I 3 sotto a coprire uno, il canestro proprio. È uno stopper, come se fosse un libero davanti alla porta, se parliamo di termini calcistici. E gli altri due a protezione invece della fascia centrale, che hanno dei compiti anche da aiutare al di fuori dell'area dei 3 punti. È un modo per cercare di essere più coperti dentro l'area, evitare qualche penetrazione, però rischi di più da 3 punti. Infatti Rissone ha letto molto bene la situazione, si è creato spazio, ha tirato da 3, anche segnato. E mi sembra che... no... Adesso la sfera è per Vazzana, che cerca il compagno, il numero 5, ma ripartono subito. Rimbalzo, subito contropiede tra l'altro. Contropiede, però quelli del Golgi hanno avuto modo di ripiazzarsi. Come l'attaccano questa zona. E quindi da Rissone si torna per Macchi, Riva. Palla fuori. La zona l'attaccano con 3 giocatori fuori dall'area dei 3 punti. 12, 6 e 10 Don Bosco, sotto canestro uno dietro la linea della zona che sta andandosi a posizionare ora, che è Carlo Alberto, guida, e l'altro invece che lavora nella parte tra le due linee, cerca di recuperare la palla, lavoro che ha fatto molto bene prima mentre era marcato uomo, ora farà un po' più fatica, però sarà interessante vedere come andrà la situazione in questo momento. Ha provato a tenere dentro questo pallone. Palla persa un po' ingenuamente. Questa sì, con Mofardin che ha occasione di andare a cercare e trovare i 2 punti del 21 Golgi, 26 Don Bosco. Fa delle cose a volte che... impressionante. No, dici, non può fare canestro, perché sta facendo così? Guarda che arriva, cerca il tiro da 3, non lo trova di poco. Rimbalzo di Mofardin che subito apre per Vazzana. Subito di là ad attaccare. Vazzana cerca anche questa soluzione. Un po' forzata. Adesso la partita ora sta cominciando un po' ad aprirsi. Attenzione. Bello di Vazzana, recupera questo pallone e sbaglia. Che sfortuna per il Golgi su questo pallone. Brutto errore questo. Rissone. Ce l'ha Rissone. Ce l'ha. Ha battezzato la mattonella. Mamma mia. Ha tirato via qualsiasi ragnatela Rissone. Altra tripla che arriva per il Don Bosco, 29-21 per i gialloverdi. Fallo subito, il fallo è di Guida, dovrebbe essere al terzo fallo se non sbaglio. Sì, terzo fallo. Terzo fallo per Guida. 2 tiri liberi. Mofardin ha l'occasione. Siamo sul più 8. Di riportarsi a meno 6. Può permettersi di sostituirlo infatti. Prima Don Bosco si era presentato in campo con i 3 lunghi. C'erano dentro Ciccione, c'era dentro Rissone e Guida. E ora la scelta ha pagato, anche se in realtà ha pagato perché Rissone ha messo 2 canestri da 3 punti. Per cui ha giocato una gran partita. È partito molto forte. Partita molto forte davvero, poi il tiro ce l'ha e fa bene anche a provarlo. Siamo appunto 29-21, 12 e 18 sul tabellone sono i minuti che mancano alla fine di questa finale per il primo e secondo posto, e il Golgi tutto sommato però sta facendo fatica a portarsi a distanza del Don Bosco. Arriva a 3 punti e poi ci arriva a lungo. L'idea della zona non era, secondo me era una buona scelta, perché non riesci a coprirti vicino a canestro, cerchi di riempire l'area, però inevitabilmente lasci spazio per il tiro da 3 punti. E qua è stato molto bravo Rissone, che dalla stessa posizione per 2 volte consecutive ha segnato, e adesso sarà interessante vedere cosa farà il Golgi, se insisterà con la zona o se si rimetterà uomo. Intanto Mofardin ha messo il primo e quindi è 22-29 per i giallo-verdi. Lo sloveno prova a abbissare il tiro libero. C'è anche il secondo. Sì, c'è anche il secondo, quindi 2-9-2-3. Si torna a meno 6. Vediamo cosa succede. Uomo, si cambia. Stessa situazione di prima, Ciccione al vantaggio. Vazzana recupera ancora. Brutto pallone perso. Vazzana, fallo. Fallaccio. Mamma mia. È brutto questo, vero? Sì, però
di Rissone Sovazzana. Contatto molto duro, ma tutto sommato giusto, cioè lì. Beh, la scelta, soluzioni, o fai fallo, fai fallo. Fai fallo e cerchi di non fargli fare canestro, se no gli fai fare canestro più fallo, cercando però di andare a prendere la palla, perché sennò c'è il rischio dell'antisportivo. Pazzana segna ancora. Pazzana segna ancora col Golgi che sta facendo incetta di tiri liberi, ancora Pazzana, ancora dentro. Sono i suoi primi due punti del quarto. E quindi siamo a 29-25 col Don più Bosco. 9, rintuzzata ancora. Ancora lì, eh? Don Bosco che... Molto bello questo. Bella giocata. E adesso il Don Bosco torna a 3 possessi di vantaggio. Canestro del 7. La messa dentro il 7 per il Don Bosco e quindi per Claudio Cruciani arriva questa soddisfazione. Mofardin trova i due punti in risposta. È ancora vivo il Golgi. Don Bosco non riesce a... Stiamo facendo un questo po'... è un errore. Qua l'arbitro ha lasciato correre. L'arbitro lascia correre molto all'inglese, se vogliamo. Tecnico. C'è. Tecnico. C'è. Tecnico Mofardin. Fischiato il fallo. Qua... sì, c'è tutto. Purtroppo... non possiamo sapere che cosa gli abbia detto all'arbitro, però... Quindi tecnico, andiamo di libero e possesso? Sì, sono due liberi e possesso. Ha deciso di... cioè, molto probabilmente l'arbitro in questo caso qua vede che la partita gli sta scappando di mano e sceglie subito di punire. Tecnico, per calmare gli animi, vuole mantenere il controllo. Fardin aveva anche ragione. Gli si è aggrappato sulla maglia, era in due, però poi dopo sul tecnico ha commesso un'ingenuità abbastanza grave. Se te la stai giocando tutto a punto e sei in finale. Adesso vediamo questo possesso che è molto importante per il Don Bosco. Vediamo il Don Bosco con Riva che cerca il tiro da tre ma non lo trova. E allora per Mofardin c'è il pallone e soprattutto un nuovo possesso. Ci prova lui da tre e non lo trova nemmeno lui. E allora ripartono, guidati da Macchi, quelli del Don Bosco. Sopra di 6 punti in questo secondo tempo. Luca. Rissone fa tutto da solo. E viene fischiato per la stizza di Mofardin. Che è nervosito. Che dice, cosa ho fatto? Ci stava? Ma da qua è difficile dare un giudizio perché eravamo in una posizione non corretta per poter vedere o no il fallo. Era chiaro che a un certo punto era in palese ritardo e se sei in ritardo tendenzialmente l'arbitro poi sanziona se si chiede a recuperare la palla. Rissone segna ancora. Fatto sta che Rissone trova ancora il canestro, ci riprova, lo ritrova. Direi che questa sera lui e la retina hanno un feeling particolare. Rientra Guida, fuori Ciccione. 2-7-3-5, vantaggio di 8 punti. Eh sì, 8 punti quando mancano poco più di 10 minuti alla fine di questa finale, con Mofardin che scarica per Vazzana. Vazzana in area cerca il tiro da due e lo trova. Bella giocata, eh? Vazzana sta facendo delle cose veramente incredibili anche questo canestro. Alto qua. Livello di difficoltà, vero? Sì, sì. Coefficiente di difficoltà, i canestri di Mofardin e Vazzana. Ingenuità anche in questo caso. A me piace molto come gioca Guida, perché davvero si rende sotto canestro davvero sempre sempre pericoloso. Trova altri due punti. Sotto canestro è pericoloso, i compagni sanno come servirlo e dove dargliela. Palla sotto. Mofardina, che numero! E trova buono. Anche il canestro due punti. Fallo. Canestro e fallo, bella giocata questa. Beh, ma siamo comunque sul 37-31, potenziale 37-32, quindi abbiamo ancora una partita. Sempre lì, non... È che però quando poi provano ad andare un po' più sotto... Però adesso attenzione, perché più passano i minuti più la palla scotta. Quando arrivi alla fine quel pallone lì
diventa un macigno vero da portarsi appresso. Infatti anche Monfardino, un po' per la stanchezza, un po' per tutto, questo lo sbaglio, l'ha sbagliato stavolta. Ancora Rissone che scarica per Macchi. Possesso importante per il Don Bosco per mantenere da passi. Sì. Fischiati appunto con la penalità i passi di... Questa è una palla persa. Claudio Cruciani. Quando ti parlo del nervosismo intendo anche queste cose. Cioè non hai più la tranquillità per stare in posizione, fare il tuo passaggio, senti un po' di pressione addosso, ti squilibri, infrazione di passi, hai perso un possesso che è importante quando sei così poco dalla fine. Tanto bella azione di Vazzana, Vazzana la dà al numero 4 Bilal, sì. Kehab, che trova una ottima soluzione. 37-33 Don Bosco. Gioca da due punti, molto bello. Bella giocata di Riva. Sfortunato Riva. Monfardino recupera questa palla. Vediamo Monfardino. Spinge adesso. Cercherà il fallo sicuramente. Si prende, si carica il Golgi sulle spalle per un disperato. Recupera. Recupero Vazzana. Però Monfardino non ci sta proprio, è un po' stanco. E qui Vazzana ha usato un po' troppo, no? C'è un po' tanto. Qua. Questo era un possesso che poteva dare un meno 2 al Golgi, che non si è concretizzato. Ora Don Bosco, il tempo è dalla sua parte quando hai un po' di vantaggio. Più passa il tempo e più il tuo vantaggio, piccolo o grande che sia, se riesci a mantenerlo, intanto diventa importante. Una palla contesa. Ok, palla contesa, la freccia è in direzione Golgi, quindi la palla in questo caso è del Golgi. Situazione di palla contesa che si può venire a creare, la freccia viene invertita, infatti già adesso è stata portata dall'altra parte e la palla finisce al Don Bosco. Fallo fischiato al numero 1 in attacco. Fallo in attacco al numero 1. E dunque fischiato un fallo a Gadar, scusate, del Golgi. Ci sarà appunto la rimessa per il Don Bosco. Ancora una volta da Rissone si passa per Riva. Riva detta i tempi ai suoi. Guida, prova a staccarsi. Però vedi che Monfardino qui ha difeso male su Guida. Vabbè, però la difesa ha recuperato poi abbastanza bene. Vediamo cosa sceglie di fare adesso il Golgi. Se spingere, se giocare in maniera più ragionata. Il 4 cerca la tripla, ma il canestro non lo prende affatto. Buon tiro, tutto sommato. Era un brutto tiro. Non tanto l'esecuzione quanto lo spazio e la tempistica era giusta, ci stava. Diciamo che il lavoro che fanno i due lunghi là davanti, un po' Rissone, un po' Guida, sta pagando per il Don Bosco. Parecchio. Ancora segno. 39-33 i biancoverdi si trovano ancora una volta a inseguire sotto di 6. Ancora Monfardin lo trova. Bella giocata, fa dei canestri impressionanti questo ragazzo. Sì. Sembra quasi che faccia meno fatica a fare questi piuttosto che prendersi dei tiri comodi. Sì, in difficoltà sui comodi, alla grande sui tiri quasi impossibili. E allora Rissone è in area. Un fischiato, infrazione di passi. Qua interpretazione, sì, no. Un po' dubbia. Cioè, non, l'infrazione poteva anche starci. Il punto è che prima è stato malmenato, trattenuto. Monfardin fa una giocata che palla, pazzesca, ragazzi. Peccato che viene fischiato. E lo trova, no, però passi, fischiato di passi ancora. Questo poteva essere anche un potenziale gioco da tre. Sì, questo qua concretizzato passi, bene, ci stava da tre punti. Però passi. Però i passi li hanno fischiati e dunque si riparte 39-35. Il Don Bosco è sempre davanti. Trova un fallo Macchi. In maniera intelligente Macchi, perché ha capito di avere un vantaggio in termini di velocità contro il suo difensore che non era proprio ben posizionato, l'ha puntato attaccando forte il canestro, subito fallo. E sono due liberi importanti perché, ripeto, più passa il tempo più il vantaggio che hai si fa sempre più importante, più grande o piccolo che sia. Macchi sbaglia il primo, palla sul ferro e poi esce. Ancora 39-35, possibile più 5 per il Don Bosco. Sì, c'è Macchi, mette uno.
E allora Macchi la mette e si riparte ancora una volta con Mofardin che deve trascinare i suoi, cerca Vazzana, autore di una gran partita. Scarico, palla, attenzione, questa palla è fondamentale per tenere in vita il Golgi. Stavolta Mofardin, mamma mia, gran recupero del 5 in attacco. Fischia fallo, saranno due liberi e per Guida dovrebbe essere il quarto fallo. Quarto l'altro. Fallo? Questo non è una bella notizia per il Don Bosco, che si trova costretto a dover rinunciare a Guida. Però prima Ciccione ha fatto un ottimo lavoro, eh. Sì, sì, sì. La panchina c'è tutta per superare l'uscita. Il numero 5, Ali Kehab, si è conquistato i liberi. Il primo però lo sbaglia. Qua almeno uno servirebbe, eh. E sbaglia anche il secondo. Però questo... c'è arrivato Mofardin che ha subito fallo e che stava cosa fischia, per no? concretizzare. Due tiri liberi? Altri due liberi. Questa volta però dalla lunetta non ci va, non va Kehab, ma va Mofardin che ha subito. Mofardin qua è stato scaltro nell'andare a rimbalzo forte, recuperare la palla. Se avesse segnato poteva essere un gioco potenziale da tre. Lento, debole, eh. Debole Mofardin, sbaglia il primo. C'è mette, secondo. Mette almeno il secondo, Mia Mofardin. 40-36, mancano poco più di 6 minuti alla chiusura di questa finale. È lunghissima, secondo me. Attenzione che adesso perde palla, anzi no, la riconquista Ciccione, colossale Ciccione. Succede di tutto. Rissone, ma qui piedi, no? Io sì, io li avrei anche visti questi piedi. Eh sì, eh. Ci stava, eh. Ci stava anche prima, secondo me, l'infrazione di passi e non l'ha fischiata. Qua è quello che ti dicevo della difficoltà dell'arbitrare. Secondo me è il lavoro che fanno... Anche perché non vivono nemmeno di replay, è quello il discorso. Quindi sei tutto quanto colpo d'occhio. Sì, va tutto a colpo d'occhio. Questo è difficile in sé per l'arbitro. Però in un torneo come questo dove devi far correre una serie di cose, perché ripeto, devi tenere in considerazione che ci sono giocatori veri e giocatori adattati, gli arbitri devono cercare sempre la soluzione ottimale tra dare... Mamma mia. Ma qui è un grande, colossale Mofardin su Riva. Eh sì, eh. Ci sarà una rimessa. No, è fondo. E fondo si stanno per scaldando il gli animi, attenzione. Beh, adesso la palla prende posizione dietro per il numero 6 Macchi. Vediamo Macchi cosa fa. Prima l'ha, ha puntato l'uomo, ha preso i liberi. Lo fa ancora un'altra volta, eh. Ma non trova il canestro. Mofardin riparte. Mofardin spinge. Spinge molto, porta il Golgi dall'altra parte, si gira. Fischiato ancora passi. Lui non ha, è la prima volta. No, ma lui insiste su questo movimento. Spesso lo porta, spesso lo questo. Porta all'infrazione, perché in realtà qua si potrebbe aprire un'interessante discussione. Fino a qualche anno fa questo movimento qua non era fischiato come infrazione di pass. Ultimamente invece gli arbitri la sanzionano. L'allenatore del Golgi, Shady Francis, cerca di dare le dritte ai suoi, le dritte che devono portare sicuramente un'inversione di tendenza. Non stanno giocando male, ma sono sotto di 4. Cioè, non sarà tanto semplice. Non è semplice. Tanto la situazione, vediamo un po' di punteggi. Ci abbiamo Mazzana che fin qua è stato autore di 11 punti nel primo tempo, 4 nel secondo, 15. Mofardin si è caricato la squadra sulle spalle nella seconda parte di gara. Più produttivo nel secondo tempo. 12, 15, 18 punti. Sono, il problema del Golgi è che non, dagli altri deve arrivare necessariamente qualcosa di più in attacco, se no diventa difficile. Il Don Bosco ha molte più ha l'idea frecce, di avere più frecce, sì. Sì. Più frecce anche in una situazione di parità, di poterla risolvere col colpo di qualcuno. E aggiungiamo anche che fin qua Riva non ci ha ancora preso stasera, eh? No, questa sera forse sta sentendo magari il peso di quella che era la sua ultima partita in può questo essere. Vazzana intanto torneo, guarda Vazzana che ha ancora una volta il possesso,
prova a impostare l'azione, bloccato, azione di piede, sì. piede di riva, 4:42 più 4, ci sarà possesso per Bilal Kehab, cambio, ritorna con tre lunghi, si ritorna con quei tre lunghi che hanno fatto la differenza per lunghi tratti della partita, anche perché adesso Bazzana prova la soluzione da tre, ma non la trova. No, 3:40. Adesso per la difesa diventa difficile. Guarda, Rive è marcato da uno piccolo, eh. In questo momento è Kehab Ali che prova a marcare guida. Rissone ha provato ancora una volta. Ci si va fretta qua da parte del Don Bosco. Era una situazione che potevano gestirla meglio. Sì, hai 4 punti di vantaggio, leggi il vantaggio. Colossale! La soluzione da qua, 3 di Moffardin. Qua torniamo a quello che ti dico prima. Adesso a 4 dalla fine, un punto di vantaggio. Sarebbe stato meglio scrollarseli prima di dosso. Questa contesa però per il Don Bosco. Non se li sono scrollati di dosso e quindi sono lì, no? Il gol è lì perché è 39:40. È lì. E adesso i giallo-verdi devono tornare padroni della partita. Ci provano con quei tre lunghi che hanno a lungo. Vediamo cosa succede. C'è un brutto fallo. Quinto fallo fischiato a guida che deve uscire. E qui è stato molto bravo il numero 4 Golgi Bilal Kehab che ha subito questo fallo. E adesso la situazione adesso si fa abbastanza interessante perché qui abbiamo un testa a testa che adesso ha ripreso forma. Guida ha segnato 12 punti nei 40 fin qua e sicuramente meglio nel primo è uscito nel secondo anche perché c'aveva il fallo in più, ma la cosa da interessante è che il quintetto con dentro Guida, Rissone e Ciccione, potenzialmente il Golgi faceva fatica a trovare sempre un difensore adeguato per ognuno dei tre, si creava sempre una situazione in cui o Guida o Rissone o Ciccione erano marcati da un giocatore di taglia più piccolo, e questo vuol dire vantaggio per il Don Bosco nel costruire l'azione, nel ottenere canestri più facili, difficoltà per il Golgi nel difendere. Invece adesso così la situazione quantomeno in difesa è più gestibile per il Golgi. Adesso si torna ad avere un lungo in meno e il Golgi riparte con tutta la 4. Da vedere questa finale, attenzione, ci ha provato a prendere a mettere la freccia a Cruciani, ma perde il pallone. Nervosismo da ambo le parti, hai visto anche qua, era un semplice passaggio che stava diventando una palla persa. Moffardin per quella che può essere l'azione per la quale il Golgi può anche mettere il naso davanti. Deve caricarsi lui la squadra sulle spalle, lui o Bazzana, sono loro due. Bazzana, bellissimo passaggio per lui. E adesso vediamo cosa cercherà di fare. Moffardin è in attacca, area. Attacca, duro. Scarica, cercano il tiro da due. Ma qui hanno perso un possesso importante. Però alla fine anche quelli del Don Bosco non riescono a beneficiare. Si lamenta un po', arriva, voleva il fallo forse, perché però siamo sempre lì, l'intercollegiale è tanti contatti, tante cose sono meno fischiate. Può essere una scossa. Vediamo per Riva questa, cerca la soluzione, ma non ne ha trovata quasi nessuna questa sera dalla distanza. Bella sta palla, molto bella, attenzione qua perché è bella la fase difensiva del Don Bosco. Anche qui Riva. Da qua non abbiamo visto cosa è successo. L'ha portata via Rissone, se non sbaglio. No, l'ha letteralmente portato via. Via. Vediamo cosa sceglie Rissone. Pallone. Prende fallo e andrà a tirare due liberi. Molto utile sia in difesa che in attacco. Mancano 2 minuti e 44 secondi alla fine di questa finale. Un punticino fino a questo momento separa le due squadre, ma Rissone può andare potenzialmente a più 3 se li realizza entrambi. E fin qua ha giocato una partita incredibile, cioè ha sbagliato tutti i punti suoi, tanti assist per Guida. Qua direi Rissone da un lato e Moffardin dall'altro. Sì, nel secondo tempo Rissone ha segnato
Questo purtroppo non entra, gli sfugge. Vuole il fallo Monfardin. Questa non entra. Monfardin intanto discute con Monfardin, è visibilmente nervosito. Con il primo giudice Stefano Sacchi. Il nervosismo adesso. Nervosismo adesso è la cosa peggiore che tu possa avere. Eh sì. Può sicuramente giocare contro. Attenzione. Possesso a Monfardin. Che attacca. Attacca. Scarico. Kadar non lo trova. Mamma mia, Monfardin cosa sta facendo? Subisce fallo. Fallo e gioca lì davanti. Veramente. Sta facendo tutto solo, lui. Tutto. Sta difendendo. Va a rimbalzo in attacco. Va a rimbalzo in difesa. Fa tutto lui. Tra l'altro è in bonus adesso il Don Bosco. Significa che tutte le volte che verrà sanzionato un fallo in favore del Golgi, il Golgi avrà diritto a tirare due tiri liberi. E questo può sicuramente essere un dato interessante e magari decisivo ai fini del risultato. Per il pareggio non va, c'è un rimbalzo in attacco. È importantissimo Monfardin questo, la tiene, è importantissimo. Non gliela porta via nessuno. Vazzana, non lo so. Vazzana è ancora lui. Ma il Golgi adesso li tiene dietro. Il Golgi però è un po' innervosito, Cioè ha rischiato di buttare via due palloni facili. Ci sta mettendo un sacco di foga. Occhio a Ciccione, cerca il pallone per il numero 7. Molto bravo, molto bravi sono stati. Adesso Claudio Cruciani. Adesso è il momento in cui fuori guida i comprimari si fanno sentire. Sono due punti molto pesanti, anche il recupero è stato molto importante. Ti dà fiato in un momento in cui stai facendo molta fatica. Fallo e due tiri liberi. Fallo e liberi, e quindi il Golgi ha l'opportunità di riportarsi a meno 1, 1 minuto e 36. E adesso davvero. Quarto fallo, tra l'altro. Il match si giocherà frequentemente dai liberi. Sbaglia il primo. Mazzana sbaglia malamente il primo. Fa sistemare. Il Cardano nella finalina ha portato. Mette il secondo. Il punteggio dalla sua, sbagliando forse volutamente un paio di liberi. Anche la tecnica di sbagliare il libero, perché poi hai una forte a rimbalzo, come la vedi? Che puoi farlo in un contesto come questo. Ok. E se hai un determinato tipo di uomo che va a rimbalzo, altrimenti diventa difficile. Fallo. Attenzione, perché la situazione si fa. Fallo, e adesso la tensione si fa sentire. Rissone ha il pallone. Attenzione che questo è il quinto fallo di Monfardin che esce. Quindi i due uomini. Monfardin è palesemente innervosito. Sì, decisamente. Stizzito con la terna arbitrale, anzi con i due arbitri. Questi due punti pesano tantissimo. Non l'avevamo forse ancora visto in questo match, però piazza i due punti molto che forse importanti questi per rimanere lì, valgono il 45-41. Adesso il Golgi non ha Monfardin e deve trovare disperatamente dei punti. Adesso Mazzana scarica, prova il tiro il 4, prova la tripla ma non ce la fa. Bravi, stanno lottando tanto, ma forse non dico che siamo ai titoli di coda, ma ci manca davvero poco, Sì. Con quei due questo tiri fallo. Con quei due tiri di Riva che con quei due punti di Riva che molto probabilmente sono stati fondamentali per non è ancora, ecco, adesso dovrebbe essere entrato ora in bonus. Esatto. Adesso tutte le volte che verrà sanzionato un fallo in favore del Don Bosco, ecco, per l'appunto, si va in lunetta. Cioè, lunetta. Golgi ha disputato una partita ottima, ha giocato bene alla fine, si è appoggiato alle sue due individualità, si è lasciato innervosire troppo. Nel momento in cui aveva anche la scia a favore si è un po' innervosito, si è stizzito e il numero 6 può forse chiuderla. Attenzione. Sai, 4 punti a 35-98 dalla fine. Dici che è chiusa ugualmente? Ah,
guarda, in realtà è tutto ancora possibile, però è nessuno altro errore di macchina, un rimbalzo però notevole, un subisce grandioso fallo. Rissone sì. Trova ancora una volta il fallo. Intanto c'è Moffardin che punto fallo è scatenato qui a bordo campo. Quelli del Don Bosco cominciano a issare le bandiere, perché forse il bis è vicino in questo torneo intercollegiale di basket maschile. Sì. Gli diamo l'MVP, che cosa dici? A questo punto è stato grandioso, cioè, ha fatto una gran partita davvero. È servito al primo tempo difesa, passaggi, secondo tempo zona 2-3, l'ha punita non una ma due volte consecutive. Aveva detto, almeno oggi ci aveva detto, di essere carico per questa sera. Lo ha dimostrato. 47-41, 27 i secondi che mancano. Volgi deve sperare in un tiro rapido, meno se da tre punti, questo, che però non serve a nulla. Pressione grandioso. Palla contesa. Tiene il pallone lì. Un Bosco. È entrato anche Panarinfo intanto per il Golgi. Titoli mancano di coda, direi. 18 secondi e quindi insomma siamo vicini a vedere la riconferma del Don Bosco. L'anno scorso contro il Cardano, quest'anno contro il Golgi, che forse davvero si è lasciato prendere troppo dal nervosismo nel momento in cui non doveva. Perdere la testa in quelle situazioni non aiuta assolutamente. Va Macchi, lo trova, sì. Segna. 4-8-4-1 per il Don Bosco. Ancora Macchi, solo rete. 49, 14 secondi. Macchi che stasera è andato a referto con 6 punti. Intanto il Don Bosco ha fatto entrare un po' anche le seconde linee. C'è in campo in questo momento Michele Semperboni, c'è anche in campo Paolo Antonioli per questo finale a punteggio ormai direi largamente acquisito. Sì, direi di sì. Si continua di fallo in fallo. Beh, è stata una bella finale però. Bella finale, grande anche il torneo comunque del Don Bosco. Ha dovuto giocare anche una partita in più rispetto al Golgi, curioso perché nel girone di qualificazione intanto c'è una super realizzazione di Ciccione, il pallone continuava a navigare intorno al ferro, poi alla fine ha deciso di andare giù. È ancora lui al termine di un match strepitoso da parte sua. Per Bazzano, lui 4 punti. Lo merita, meritava. Grande soluzione balistica di Bazzano, trova la tripla, ma non è sufficiente. Purtroppo. E allora il Don Bosco bissa il successo della scorsa stagione, batte 51-46 finale il Golgi. Marco, questa finale è stata una finale molto interessante. Chiaramente c'era una squadra più forte dell'altra, più organizzata, dalla sua maggior numero di individualità messa al servizio della squadra. Di qua invece c'erano due giocatori molto buoni che hanno fatto il possibile, come si vede dal tabellino, però non è bastato per vincere. Quelli del Golgi comunque hanno qualcosa da dire ai giudici di gara, in particolar modo ancora una volta Mio Moffardin. Per il Don Bosco ci sarà la prima festa stagionale, perché il primo
Torneo si assegna stasera. E lo scorso anno si sono aggiudicati appunto il coppone. Domani comincia peraltro, domani o insomma in questi giorni, il torneo intercollegiale di calcio. Che inizia domani, sì. Domani, mi pare domani. E lo scorso anno ha visto loro imporsi contro il diciamo tuo ex Fraccaro. Sì, c'è stata quella finale qui, non ho assistito, però era uscita a nostro favore l'anno scorso. È riuscita a vostro favore, sì, anche se loro comunque ne avevano disputata all'altezza. Poi il coppone comunque Don Bosco è andato a loro. E insomma, per quanto riguarda il basket, sarà poi interessante andare a vedere quelli che saranno gli appuntamenti invece per il femminile, con, se non sbaglio, il Collegio Nuovo che ancora una volta si giocherà finale col Cardano. La possibilità, tu peraltro Marco Mezzadra hai allenato il Nuovo. Ho perso due finali col Cardano io. Quindi hai smesso. Esatto, sono stato esonerato alla seconda. No, ma quest'anno non hai allenato. No, quest'anno... ti parlo di 2 anni fa oramai. Di 2 anni fa. Anzi, comunque diciamo avevi avuto modo di allenare le ragazze e incontreranno nuovamente il Cardano in finale. Lo scorso anno fu il Santa Caterina, se non sbaglio, invece a contro il Cardano, a imporsi. Sì, abbiamo vinto loro il torneo forse contro il Cardano, mi ricordo in questo momento. E comunque insomma, sia per Nuovo che per Don Bosco questa sera. Intanto assistiamo alla festa. Bravo il Don Bosco, si riconferma. Alla festa. E soprattutto la gioia e la soddisfazione anche per Riva, che abbiamo detto, insomma. Sì. Riconfermarsi non oggi è mai festeggio. Facile. Devo esprimere un giudizio super partes, anche se faccio molta fatica, come ben sai. Lo so, dai, non ti farò ulteriori domande scomode. Io direi che è tutto per questa finale, che ha visto, insomma, lo ripetiamo ancora una volta, vincere il Collegio Don Bosco. Grazie a Marco Mezzadra. Grazie mille. Grazie a te e insomma, alla prossima. Alla prossima, ciao. A me dispiace un sacco perché mi ha fatto piacere essere parte di una cosa così strafica, diciamo, in termini un po' più giovanili. Era un'esperienza incredibile, guardate. No, da noi, il mio paese, delle cose del genere non si fanno, non abbiamo i collegi, non abbiamo cose varie. Come ha detto prima, è fatto un piacere essere parte di questa cosa. Complimenti all'organizzazione, complimenti ovviamente ai vincitori che si sono dimostrati una gran squadra, complimenti anche alla mia squadra che ha dato cuore, che ha dato serenità, mi ha fatto sentire come se fosse a casa. Ringrazio Pavia per avermi regalato così tante emozioni. Noi ringraziamo te per aver sia trainato il Golgi, ma sia aver dato spettacolo in questo intercollegiale di basket, che comunque vede il Golgi al secondo posto. Come ho detto prima, è un peccato perché io sono venuto qua a vincere. Ci proverà qualcuno qualche altro anno. Ha fatto un piacere immenso. Spero che nei prossimi anni gli altri giocatori vi regaleranno cose così fantastiche come si è regalata in questa finale. Bravo Benda! Bravo! Non lo sappiamo dove vogliamo arrivare, cioè sappiamo dove vogliamo arrivare, non sappiamo cosa succederà. Intanto abbiamo cominciato a mettere il primo tassello per questo collegio, abbiamo fatto tantissimo, l'impegno quest'anno è stato sicuramente tantissimo, perché abbiamo dovuto affrontare delle squadre sicuramente più forti rispetto all'anno scorso. E anche quest'anno abbiamo dovuto faticare tantissimo. Un'altra pagina di questo intercollegiale è stata scritta, ma che fatica questa finale. Il Golgi vi ha messo bene i bastoni tra le ruote. Sì, anche perché nel girone ci hanno sconfitto, per cui partiamo diciamo un po' da sfavoriti forse, e questa volta siamo stati noi a ribaltare il pronostico. Bene, adesso che dire... festeggiamo e assolutamente. Le prossime sfide arriveranno le prossime settimane, non ci pensiamo stasera. No, oggi si festeggia e alla grande. Ciao.